Io sono lieto di essere oggi vostro ospite. Lo sono tra l'altro per un motivo, perché l'invito viene da una rappresentanza del Parlamento italiano e io sono tra, per quel che può valere, naturalmente, io sono tra coloro i quali ritengono che oggi più che mai, oggi più che mai, nell'assetto istituzionale del nostro Paese, la centralità del Parlamento nazionale debba essere salvaguardata. Il mio auspicio, che io spero di poter condividere con voi oggi e in futuro, è che la nostra rimanga una repubblica parlamentare e che sia ricacciata indietro ogni tentazione più o meno surrettiziamente plebiscitaria. Io credo che chi oggi intenda sfruttare la crisi europea per assecondare una svolta di tipo surrettiziamente presidenzialista, secondo me non punta a rendere più moderno questo paese, punta solo a restringere ulteriormente il perimetro già molto risicato della dialettica democratica. E voi ne sapete qualcosa, mi risulta. Voi già ne sapete qualcosa. Detto questo, io credo che il tema che noi oggi affrontiamo, beh, sarà decisivo per le sorti della battaglia politica in questo Paese. Io, intendiamoci, a differenza di altri, io non credo di essere un grande esperto di battaglia politica, di questioni politiche, lo confesso. Tuttavia ho il vago sospetto, da profano, che il tempo in cui la battaglia del consenso si poteva giocare su questioni come i rimborsi elettorali, tanto per dirne una, ecco, io credo che quel tempo sia finito. E credo che oggi la partita si giochi sempre di più sulle condizioni materiali di lavoro e di vita di larghissime fasce della popolazione, quindi sui redditi, sull'occupazione, sulle insolvenze delle imprese e quindi sull'avere o meno una idea precisa della politica economica nazionale. Ed allora la possibilità o meno di avere un'idea precisa della politica economica nazionale al giorno d'oggi significa in primo luogo una cosa, significa decidere se allinearsi o meno alla seguente dichiarazione, che già è stata citata. Ho un messaggio per voi. Nell'ambito del nostro mandato, la Banca Centrale Europea è pronta a fare tutto ciò che è necessario per preservare l'euro e credetemi, sarà sufficiente. Ora, noi stiamo discutendo qui perché lui ha detto questa frase, perché probabilmente altrimenti questo amabile consesso sarebbe superfluo. Allora, la tesi di Draghi qual è? La tesi di Draghi è che la Banca Centrale proteggerà i paesi in difficoltà a causa degli attacchi speculativi, a causa delle vendite sui mercati finanziari. In cambio, tuttavia, i paesi in difficoltà dovranno fare i cosiddetti compiti a casa. Dovranno realizzare le politiche di austerity e le cosiddette riforme strutturali. In questo modo, la tesi di Draghi è questa, risaneranno i bilanci, diventeranno più competitivi e torneranno a crescere. In questo modo la fiducia sulla sostenibilità dei loro debiti ritornerà e quindi questi paesi non avranno più bisogno dell'aiuto della Banca Centrale Europea. Adesso vi aiuto, voi fate i compiti a casa, diventate grandi e io vi posso lasciare senza problemi. Questa è l'idea. Ora, il problema politico, il vostro problema politico, in fondo è semplice. Potete credergli? Cioè, voi potete davvero ritenere che l'impegno della Banca Centrale Europea sotto queste condizioni per salvare l'Eurozona
sarà sufficiente? Bene, voi sapete che per quel che possono valere, perché io credo che gli economisti nel dibattito politico non valgano molto, ma comunque per quel che possono valere, voi sapete che premi Nobel, nonché alcune istituzioni internazionali, lo stesso Fondo Monetario Internazionale, sono scettici. Sono scettici a questo riguardo. Ecco, io qui porto alla vostra attenzione un documento che è stato pubblicato poche settimane fa sul Financial Times. È un documento che personalmente ho avuto il privilegio di promuovere e che è stato sottoscritto da alcuni tra i principali esponenti della comunità accademica internazionale. Danny Roderick, Alan Kierman, Tony Thirlwall e molti altri. Ebbene, questi economisti hanno sostanzialmente dichiarato che Draghi si sbaglia, che l'impegno della Banca Centrale Europea per salvare l'euro non è sufficiente. Non lo è perché la politica che la BCE chiede in cambio del suo impegno non risana le economie dei paesi in difficoltà, ma le deteriora ulteriormente. E l'eurozona, quindi, questa è la tesi, l'eurozona è destinata ad implodere. Per quale motivo questi economisti arrivano a formulare una previsione così netta sulla deflagrazione dell'eurozona? Il motivo essenzialmente si chiama divergenza. Le divergenze, le divaricazioni tra le economie dei paesi membri dell'Unione Monetaria Europea sono ormai diventate di proporzioni colossali, sono ormai tali da non avere precedenti storici in epoca di pace. Ed inoltre, come vedremo, le politiche economiche che i governi europei stanno realizzando non riducono queste divergenze, ma per certi versi tendono ad accentuarle. Vediamo in primo luogo l'andamento del prodotto interno lordo. Come potete notare, tra il 2008 e il 2013 si registrano andamenti altamente divaricati tra i paesi dell'eurozona. Pur nella crisi iniziata nel 2008, la Germania fa registrare il risultato migliore, con una crescita del 2,87%. L'Italia segna una caduta pesantissima del 7% e chiude la classifica, la Grecia, con un tracollo addirittura del 23%. Per quanto riguarda l'occupazione, tra il 2008 e il 2013, mentre la Germania faceva registrare un aumento di circa 1,5 milioni di occupati, nello stesso periodo l'Italia perdeva quasi 1 milione di posti di lavoro. La Grecia, l'Irlanda, la Spagna e il Portogallo ne perdevano assieme altri 5 milioni. Si tratta di una forbice gigantesca. Ma forse il dato politicamente più impressionante e più interessante rispetto a questi è il dato sulle insolvenze delle imprese. Tra il 2008 e il 2012, mentre la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, l'Italia facevano registrare un boom delle insolvenze tra il 90 e il 200%, la Germania al contrario vedeva ridursi le insolvenze del 3%. Gli hayekiani qui dicono che è un meccanismo di efficienza del sistema. Ecco, l'irrazionalità del capitale sta anche nel fatto che qui si spara nel mucchio e cadono gli efficienti come gli inefficienti. Questo è un punto molto importante, molto importante. Ora, badate che questo dato sulle insolvenze è importante anche per le sue ripercussioni sui bilanci bancari. Perché vedete, una forbice così accentuata tra gli andamenti del prodotto interno lordo e gli andamenti delle insolvenze delle imprese implica pure una crescente divaricazione tra i risultati di esercizio delle banche dei diversi paesi membri dell'eurozona. Ora, a questo proposito, il Presidente del Consiglio dei Ministri e cui molti altri sostengono che proprio in virtù di queste divaricazioni, per l'Italia e per gli altri paesi periferici dell'eurozona, l'unica salvezza,
l'unica soluzione, mi pare che ne abbiate avuto sentore in Parlamento, sia di accelerare verso la cosiddetta unione bancaria. Ecco, io non penso che le cose stiano esattamente in questi termini. Perché vedete, qui non è chiaro a tutti che unione bancaria significa in primo luogo liquidazioni e ristrutturazioni bancarie. Allora io sul Sole 24 Ore qualche settimana fa, personalmente da un po' di tempo sto cercando di richiamare l'attenzione sul fatto che con una forbice di queste proporzioni tra gli andamenti del prodotto interno lordo, delle insolvenze delle imprese e dunque tra i redditi di esercizio delle banche, l'Italia e gli altri paesi periferici arriverebbero all'appuntamento dell'unione bancaria in un ruolo alquanto scomodo, quello di debitori in difficoltà costretti a liquidare le banche alle condizioni fissate da potenziali acquirenti esteri, magari tedeschi. Io forse mi sbaglio, ma vista in quest'ottica, l'unione bancaria ma non è tanto una panacea, piuttosto è una trappola. È una trappola. Vedete, io sono meridionale, non so se si è notato. Prima ha parlato Borghi, insomma, con una inflessione suggestiva e interessante. Io sono meridionale, sono napoletano. Ecco. E noi meridionali abbiamo conosciuto gli effetti delle ristrutturazioni bancarie e del conseguente spostamento al nord della testa pensante del capitale bancario. Una delle conseguenze di questo spostamento, tra le tante, una delle conseguenze di questo spostamento è che i depositi bancari del sud sono oggi impiegati in larga misura lontano dal sud. Ecco, l'unione bancaria a queste condizioni rischia di riprodurre su scala europea fenomeni simili. Non a caso alcuni studiosi parlano di mezzogiornificazione dei paesi periferici dell'Unione e di una correlata germanizzazione del capitale finanziario europeo. E secondo me sono definizioni molto calzanti. Ecco, io credo che la questione delle banche sia politicamente decisiva. Penso questo perché la crisi europea potrebbe precipitare sul piano politico proprio a seguito di una nuova crisi bancaria e di un tentativo di accelerazione dell'unione bancaria esattamente nei termini che ho appena descritto. Avere le idee chiare sulla questione, per esempio sulla scelta tra liquidare le banche a favore di soggetti esteri oppure al contrario uscire dall'euro, nazionalizzare le banche e renderle pubbliche, può dichiararsi decisivo per gli snodi futuri della crisi. Questo è importante, io credo, per due motivi. Primo, perché fornisce un'opzione. Secondo, perché chiarisce che in realtà la questione dell'uscita dall'euro a cascata si ricollega con la questione dei rapporti proprietari. E questo io credo che debba essere sottolineato sempre, sempre. Ecco, a me sembra che a questo punto sia piuttosto chiara la divergenza in corso e le sue implicazioni. Gli economisti firmatari del documento pubblicato sul Financial Times fanno notare anche un'altra cosa, dicevamo. Le politiche dei paesi membri dell'Eurozona non stanno contribuendo ad attenuare le divergenze, le stanno accentuando. Si era già accennata questa cosa. Vediamo ancora ulteriormente. Prendiamo politiche di austerity. Ci dicevano che queste politiche avrebbero risanato i bilanci, avrebbero ripristinato la fiducia, avrebbero favorito la ripresa economica. In realtà, tra gli altri, ormai lo stesso Fondo Monetario Internazionale, sia pure tra qualche contraddizione, ha riconosciuto che le cose non stanno andando esattamente in questi termini. E ha riesumato Keynes. Il problema, ammette il Fondo Monetario Internazionale, è che la BCE, il Fondo prende un po' le distanze, la BCE, la Commissione Europea e gli altri fautori dell'austerity hanno sottovalutato l'effetto dei cosiddetti moltiplicatori keynesiani,
cioè di quel meccanismo, Galloni ha accennato alla cosa, per cui i tagli alla spesa pubblica e gli aumenti della tassazione deprimono a tal punto le possibilità di spesa da abbattere la produzione, l'occupazione e i redditi in misura tale da rendere più difficili i rimborsi dei debiti, non più facili, più difficili. Tra i tanti esempi della sottovalutazione dei moltiplicatori keynesiani, noi possiamo prendere gli errori di previsione della Commissione europea sul prodotto interno lordo dei paesi dell'Eurozona. Per esempio, se prendiamo l'Italia, rileviamo che negli ultimi 3 anni la Commissione ha sistematicamente sopravvalutato l'andamento del prodotto interno lordo. Addirittura nel 2012 la sopravvalutazione è di 3,7 punti. È un'enormità. Ma non è finita qui, perché se guardiamo la Grecia, il caso delle previsioni sulla Grecia lo studieremo penso per una 30 anni all'università, interessantissimo. L'errore di previsione arriva a 7,5 punti. Guardate, un ubriacone, con una passeggiata casuale tra i numeri, noi economisti lo chiamiamo random walk, non avrebbe commesso un errore così grande. Ora, questo non significa evidentemente che dentro la Commissione europea sono tutti particolarmente ubriachi. Significa che l'errore è distorto da un obiettivo pregiudiziale. E penso che sia sufficiente dire questo senza aggiungere alcunché. Ovviamente voi capite l'implicazione politica. L'implicazione politica è che con errori di previsione di queste proporzioni sul prodotto interno lordo saltano in aria anche le previsioni sulla sostenibilità dei debiti, saltano in aria tutti i programmi di stabilità, tutti i programmi nazionali di riforme contrattati in sede europea, vengono puntualmente smentiti. Il fatidico obiettivo del deficit sotto il 3% del prodotto interno lordo diventa una sorta di miraggio. Ecco, voi immaginate il povero Saccomanni, immaginate, con una stazza considerevole, una persona che evidentemente lo conosciamo, anche una faccia simpatica, una bonaria. Ecco, voi immaginatelo che corre nel deserto, che suda, che pensa di avere agguantato il limite del 3% e invece l'obiettivo si allontana. Questa è la situazione. Ora, in seno alla Commissione, alla Banca Centrale Europea, alle istituzioni europee, come cercano di giustificarsi? Come cercano di dire di voler rimediare a questi errori di previsione? Ebbene, un tentativo è quello di dire che in effetti con l'austerity si è un po' esagerato. È di moda a Bruxelles dire con l'austerity abbiamo un po' esagerato. Che forse l'austerità va un pochino allentata e che ora bisogna puntare soprattutto sulle cosiddette riforme strutturali. La nuova panacea è rappresentata dalle cosiddette riforme strutturali. Cosa si intende in sostanza per riforme strutturali? Principalmente una riforma ulteriore del mercato del lavoro, che liberalizzi ulteriormente i contratti di lavoro. L'idea in sostanza è che in una fase di crisi come questa, una ulteriore flessibilità dei contratti di lavoro consente di licenziare più agevolmente, consente di ridurre ulteriormente i salari, permette quindi di ridurre i costi e i prezzi e dunque consente di aumentare la competitività del paese. Il paese in questo modo cresce di più e dovrebbe dunque riuscire a rimborsare i suoi debiti. Questa è la tesi. Il problema è che la deflazione relativa dei salari, cioè in parole povere la gara al ribasso dei salari relativi, in Europa c'è già stata e ha già avuto il suo vincitore. La Germania, il paese più forte dell'Unione, si è caratterizzata negli anni dell'euro per una crescita dei salari monetari di circa 15 punti percentuali
al di sotto della media europea e per una crescita pressoché nulla del salario reale, cioè del potere d'acquisto, dei salari di circa 5 punti al di sotto della media europea. Se qualcuno pensava che la deflazione relativa dei salari venisse solo da Cina, ecco, è meglio che riveda le proprie opinioni, perché vedete, quando parliamo di globalizzazione capitalistica in modo un po', come dire, grossolano, però dobbiamo capire che globalizzazione capitalistica significa concorrenza al ribasso, guerra tra lavoratori che viene dal basso, dalla Cina, e dall'alto, dalla Germania. Questa crescita così contenuta dei salari in Germania è uno dei fattori chiave che hanno permesso ai tedeschi di tenere il rapporto tra salario e produttività del lavoro, detto anche costo unitario del lavoro, molto al di sotto dei costi unitari del lavoro registrati negli altri paesi europei. In particolare, tra il 1999 e il 2013 rileviamo una divergenza di 27 punti percentuali tra i tassi di crescita del costo del lavoro in Italia e in Germania. Ancora una volta si tratta di un divario di competitività gigantesco, senza precedenti, un divario insostenibile se non si attua una svalutazione. Non direi. Ecco, chi dice che si può colmare questo divario colossale a colpi di riforme del mercato del lavoro e di abbattimento dei salari, dice il falso. E questo non tanto per le tensioni sociali che ne scaturirebbero, perché la questione di quante tensioni sociali ne scaturirebbero, questo è un argomento aperto, io credo. Ma anche e soprattutto perché una caduta dei salari e dei prezzi, proporzioni tali da colmare questa divergenza, determinerebbe un crollo del valore nominale dei redditi rispetto ai debiti, cioè determinerebbe quella che Irving Fisher e John Maynard Keynes chiamavano deflazione da debiti e che diede luogo alla grande depressione degli anni 30. Voi volete un esempio recente? Un esempio recente, in parte, è l'Irlanda. L'Irlanda ha puntato subito, immediatamente, su una deflazione massiccia. Licenziamenti facilissimi, perché lì sono facilissimi, praticamente non esiste un diritto del lavoro in Irlanda. Schiacciamento dei salari per abbattere rapidamente il costo del lavoro unitario e i prezzi in modo da accrescere la competitività. Ecco, il trend dei costi, se ci fate caso, descrive questo fenomeno. La Irlanda è l'unica che, in qualche modo, se notate, tenta di avvicinarsi alla linea più bassa, che è la Germania. Però, come potete notare, in primo luogo il divario con la Germania resta molto grande. Ma soprattutto, questa dinamica deflazionista ha contribuito al fallimento dell'Irlanda, perché l'Irlanda è tecnicamente già fallita, l'abbiamo salvata noi nel 2010 e nel 2011 con diverse decine di miliardi di euro. Questi sono gli effetti di una deflazione delle proporzioni che sarebbero necessarie per poter riequilibrare i costi del lavoro per unità di prodotto. Ed allora, io credo che sulla base di queste evidenze diventi più chiaro il motivo per cui tanti studiosi di rango internazionale scommettono contro Draghi, scommettono su una deflagrazione dell'Eurozona. Nel monito degli economisti pubblicato sul Financial Times c'è tuttavia non solo una previsione sulla deflagrazione dell'Unione Monetaria, c'è anche una dichiarazione finale che i firmatari del documento reputano importante. Di questo passo, ai decisori politici non resterà altro che una scelta cruciale tra modalità alternative di uscita dall'euro. Ecco, in cosa consiste questa scelta cruciale? Beh, consiste nel fatto che la crisi della moneta unica europea potrebbe essere gestita sulla base, qui dobbiamo parlare chiaro su questa questione,
potrebbe essere gestita sulla base di una opzione gattopardesca, in perfetta continuità con l'impianto liberista e libero scambista che ha dominato in questi anni e che, a avviso di molti studiosi, ci ha condotti al disastro in cui versiamo. Questa uscita, che io definisco gattopardesca dall'euro, di stampo liberista e libero scambista, consiste essenzialmente nel lasciare che l'uscita dall'euro sia gestita sulla base del libero gioco delle forze del mercato. Per esempio sulla base di una libera e permanente fluttuazione delle valute sui mercati dei cambi e sul mantenimento a tutti i costi della libera circolazione dei capitali e delle merci. Ecco, questa soluzione di uscita liberista e libero scambista è quella allo stato dei fatti più probabile, perché è quella che protegge gli interessi più forti. E perché il liberismo e il libero scambismo sono ancora ideologicamente pervasivi, sono in crisi, ma sono ideologicamente pervasivi. Guardate, io riporto un esempio. L'associazione degli imprenditori tedeschi l'ha detto più volte: noi possiamo tranquillamente fare a meno della moneta unica, ma non possiamo assolutamente fare a meno della libertà degli scambi sancita dal mercato unico europeo. Ecco, il problema è che questa soluzione, per l'Italia e per gli altri paesi periferici dell'Unione, determinerebbe delle difficoltà. Per l'Italia e per i paesi periferici sarebbe meglio avanzare una soluzione alternativa, che possiamo definire statuale e protezionista. Io vi riporto due esempi. Il primo esempio rinvia a quello che Paul Krugman ha definito il problema dei fire sales. Ora, qui c'è stata un po' di polemica tra gli economisti, ma le polemiche tra gli economisti sono, diciamo, così, contano poco. Allora cerchiamo di chiarirci, che questo è un punto importante. Il problema sta nel fatto che l'uscita dall'euro e la conseguente svalutazione del cambio determinano una caduta del valore dei capitali nazionali. Questa caduta può dare luogo a una serie di svendite a buon mercato, questo significa fire sales, del capitale nazionale a favore di acquirenti esteri. In altre parole, il rischio di mezzogiornificazione e di germanizzazione europea, uscito dalla porta, potrebbe rientrare dalla finestra. Faccio presente che questa possibilità non ha nulla a che fare con il fatto che le acquisizioni estere si stanno già realizzando. È ovvio che si stanno già realizzando. Quale che sia però il volume di acquisizioni estere già realizzato, immediatamente dopo la svalutazione, questo volume potrebbe crescere ulteriormente e in misura estremamente significativa. Volete un esempio semplice? È questo. Il rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca Italia e i dati di Ameco sull'andamento dei prezzi dei capitali ci dicono che negli ultimi 5 anni i prezzi degli immobili sono diminuiti in media del 10%, i prezzi dei beni capitali sono diminuiti un po' meno del 10%, ma questo è grosso modo l'ordine di grandezza. E una svalutazione, per esempio, potrebbe farli precipitare di un altro 20% in poche ore. Nel caso dei beni capitali lo scarto sarebbe ancora maggiore. Chiaro che questo determinerebbe un processo potenziale di acquisizioni estere. E qui ancora una volta vedete che il problema è l'euro, perché il problema è l'euro, ma poi bisogna capire quali sono gli effetti sui rapporti proprietari. Ed allora, naturalmente, una soluzione esiste. E basta chiarire una cosa semplice, che credo che voi che siete, mi risulta, potrei sbagliarmi, tendenzialmente protezionisti? Così mi era parso di sentire, ma potete capirla abbastanza bene. Quando salta la moneta unica europea, occorre mettere, io mi rendo conto che qui c'è la necessità di distinguere tra moneta unica europea e mercato unico europeo, tra eurozona e Unione Europea, io sono d'accordo, però questo è un punto importante. Quando salta la moneta unica europea, le cose precipitano e quindi occorre mettere in discussione, almeno in parte, il mercato unico europeo, tra l'altro con vincoli alle acquisizioni estere di capitale nazionale.
Il secondo e ultimo esempio. No, no, cioè, sì, sì, questo è fuori discussione. No, questo, certamente. Chiaro. Il secondo esempio, l'effetto sui salari. Allora, qui pure si è discusso tanto, no? Andrete a fare la spesa con le carriole di soldi perché ci sarà un'inflazione. Allora, qui bisogna. Qui c'è un modo solo per poter affrontare questa questione. Si tratta di guardare la storia passata. Gli economisti hanno strumenti scientifici che sono fragili dal punto di vista epistemologico, ma qualcosa la possono fare. Guardare la storia. Allora, se guardiamo la storia passata, in un lavoro che sto conducendo con la collega Nadia Garbellini dell'Università di Pavia, noi abbiamo selezionato 23 casi di uscita da un regime di cambi fissi con conseguente svalutazione, quindi abbiamo preso tutti i casi di uscita da un regime di cambi fissi con conseguente svalutazione, una svalutazione superiore a una data soglia, verificatesi tra il 1980 e il 2010. Questi sono i paesi che hanno realizzato queste uscite da regime di cambi fissi. L'Eurozona, nella sostanza, è un regime particolarmente di cambio fisso, ma essenzialmente si può ricondurre a quella categoria, sebbene con delle precisazioni. Abbiamo quindi distinto, perché questo è necessario farlo, tra paesi relativamente ad alto reddito e relativamente a basso reddito, cioè nel senso che bisogna distinguere, faccio un esempio, tra l'uscita dell'Italia e il Guatemala, ok? Perché sono effetti significativamente diversi. Se ci concentriamo sui paesi ad alto reddito, i risultati sui salari reali e sulle quote salari, cioè sulla quota di reddito nazionale che spetta ai lavoratori, sono i seguenti. Allora, nell'anno dell'uscita, a parità di altre condizioni, si realizza una riduzione del salario di 4 punti percentuali. Dopodiché, che cosa succede? Che c'è un recupero, che solitamente coincide con una parziale rivalutazione, che porta dopo 5 anni ad un sostanziale recupero, circa 1,7% più del valore che c'era prima della crisi. Ovviamente rispetto al trend che c'era prima dell'uscita, la caduta è di 5,1 punti percentuali. Per quanto riguarda la quota salari, la cosa è un po' diversa, perché la quota salari comincia a cadere piano ma non recupera. Quindi continua a declinare fino a 5,2 punti percentuali con una riduzione rispetto al trend pre-crisi di 3,1 punti. Allora, non è la carriola. Cominciamo a dire una cosa. Non è la carriola. Non è la carriola con, diciamo, che, nella quale mettiamo i soldi per andare a fare la spesa. Quindi evitiamo di fare terrorismo. Tuttavia il problema esiste e dobbiamo affrontarlo. E dobbiamo affrontarlo. Allora, i sistemi, ovviamente, per proteggere i salari e le quote salari, ovviamente esistono. Invertire le politiche di precarizzazione del lavoro, mi risulta che nel vostro programma elettorale ci fosse l'abolizione della legge 30? Mi pare di sì. Quindi, invertire le politiche di precarizzazione del lavoro e introdurre meccanismi di indicizzazione dei salari rispetto ai prezzi e alla produttività. Quindi i meccanismi esistono. E io credo però che a qui si debba aggiungere un fatto, permettetemi una chiusura politica, io ripeto, non ne capisco niente di politica, non mi azzardo, però ragiono su una cosa. Io ho questa sensazione, che Borghi può urlare quanto vuole, che l'amico suo può urlare quanto vuole, voglio dire, però secondo me non è proprio esattamente così che, diciamo, si convince il popolo. Ecco, io ho la sensazione, ho la vaga sensazione, che chi riesce a rassicurare i lavoratori dipendenti spacca il sistema e crea una maggioranza anti-euro. Pensateci, grazie. Dunque, siamo giunti al termine. Io ringrazio naturalmente tutti i nostri redattori intervenuti, un contributo fantastico, spero e penso che questo video online
avrà sicuramente molte visualizzazioni, quindi avremo contribuito anche noi a allargare la platea di informazione e dare qualcosa effettivamente anche ai cittadini, grazie ai sistemi di rete, alla condivisione, alla trasparenza. Continuate a farlo anche voi, come lo faremo noi ovviamente dal nostro canale di YouTube. In questo momento diciamo che noi avremmo finito, abbiamo anche terminato il tempo, poi cercheremo di prendere massimo quattro domande, quindi cerchiamo di essere quanto più democratici possibile, insomma, così vediamo se riusciamo ad organizzarci. Le facciamo così, se riusciamo ad essere rapidissimi, sia noi sia i nostri redattori. Cominciamo da qui. Prego. Se preme lì. Allora, la mia domanda è questa. Parliamo tutti di euro inteso o di ritorno alla sovranità monetaria inteso come moneta. Quanti di voi hanno preso in considerazione un aspetto tecnico che non può gestire la BCE in un territorio così grande come il nostro, quali la Taylor Rule, cioè il fatto che i tassi di interesse in Italia dovrebbe essere allo zero, in Germania dovrebbe essere al 5 per ragionare in termini di livellamento della capacità produttiva? Che facciamo in questo modo, per essere più... facciamo così, facciamo un giro tutte le domande in modo tale che vediamo quali siano più simili tra di loro. Ok, una, due, vai, prego. Allora io volevo fare una domanda indirizzata a tutti gli economisti, ma forse in particolar modo al Brancaccio, che diciamo l'ha toccato più il tema. Se è possibile, diciamo con esempi pratici, accennare a che cosa realmente poi cambia nella vita, diciamo, del cittadino medio, facendo anche degli scenari e per quanto tempo, con diciamo, un'uscita dall'euro e un ritorno alla, per esempio, non so, alla lira. Perché prima si sono trattati soltanto due temi, svalutazione dei beni e svalutazione della quota salari, che poi se mi viene definita, scusate l'ignoranza, sarebbe gradito, però non credo che questi siano soltanto diciamo, due concetti macro, però se si può entrare proprio nel merito della vita del cittadino comune. Sì, una domanda per Brancaccio, lei prima ha citato la dichiarazione di Draghi su whatever it takes, e sull'unione bancaria. Dall'anno prossimo ci saranno i stress test, e io personalmente credo, poi chiedo a lei conferma, che molto probabilmente in questo ambito i titoli di Stato verranno considerati un rischio per le banche. Ecco, questo la dice lunga sull'unione, sulla condivisione dei debiti, che è un'utopia. E se ciò dovesse accadere, sarebbe diciamo un profundis per l'Eurozona. Brevemente una domanda per Galloni, lei citava il fallimento delle politiche d'austerity, siamo d'accordo, però purtroppo credo che possa servire a due cose, e cioè quella di deflazionare per un recupero crediti della Germania, cioè con la deflazione i crediti tedeschi non perdono valore, la Germania sta in questo momento facendo una sorta di recupero crediti, e l'austerità in sé per sé funziona proprio come recupero crediti, anche se peggiora il debito pubblico. Grazie. Sì, Franco Mostacci. Mi spiace che è andato via al professor Borghi dopo tante affermazioni così indimostrate, però credo che il professor Galloni possa darmi ugualmente una risposta. La Corte dei Conti stima in 60 miliardi il costo della corruzione. Siamo agli ultimi posti delle classifiche per la corruzione o ai primi posti, siamo agli ultimi posti su quelle dell'anticorruzione, ai primi posti della corruzione, secondo come vogliamo mettere, tra i paesi sviluppati. In Italia è stata partorita alla fine del 2012 un'interessante legge, la 190, sulla quale abbiamo svolto anche un incontro qui ospitato sempre dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Questa legge prevede comma 14 dell'articolo 1 che entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione della corruzione, un dirigente nominato all'interno di ogni amministrazione, debba pubblicare la relazione sull'attività svolta
sul sito web istituzionale. Se andate a cercare, oggi siamo al 16 dicembre, non c'è niente su nessun sito, salve qualche persona che io chiamo qualche fesso, perché che ha fatto veramente qualche cosa contro la corruzione. Che succede? Stringo su, sì, arrivo immediatamente alla domanda. Perché non c'è niente? Perché il 12 dicembre il ministro della Funzione Pubblica, con una semplice nota circolare, ha detto fregatevene della legge, il 15 dicembre non lo rispettiamo, non rispettiamo neanche il 2014, questa relazione sa quando la farete? La farete a gennaio del 2015. Ora dico, vengo alla questione, all'argomento in discussione. Siamo sicuri che oggi la priorità è l'uscita dall'euro, o forse prima ci dobbiamo liberare di quell'acqua sporca di cui lei parlava, professor Galloni? Perché se no tutto quello che abbiamo perso, le occasioni che abbiamo perso quando siamo entrati all'euro, le riperderemo una seconda volta con questa acqua sporca. E aggiungo una seconda cosa rapida: se avete valutato chi è favorevole all'uscita dall'euro, quali saranno i problemi e le conseguenze sui debiti privati contratti in euro. Grazie mille. Ok, mi dovrete scusare, ma veramente abbiamo terminato il ciclo di domande, perché abbiamo veramente 10 minuti telegrafici per le risposte, perché avevamo la sala fino alle 19. Ne prendo 2:30 che devo scappare. Perfetto. Volevo rispondere. Ho capito l'affermazione della prima domanda, non ho capito però la domanda. Quindi, vabbè. Vabbè, okay, perché la domanda sono d'accordo con quello si che si parla solo. Ci pensi tu, basta. Vado avanti. Il problema, tutta la problematica, debiti pubblici, rischio banche, eccetera, i crediti. Allora, il problema è più politico, cioè oggi la finanza sta dominando le banche. Io credo che questo sia l'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia dell'intervento di Procaccio. Siamo perfettamente d'accordo. Quindi, in realtà, se il Fondo Monetario Internazionale dice che il 45% dei crediti bancari non è esigibile, bisogna vedere di che cosa stiamo parlando, perché adesso in due parole, se io rivaluto la teoria bancaria di Ludwig Albert Hahn, che condivido e anzi voglio scriverci su, è praticamente non sono crediti inesigibili o domani sofferenze, è mancato arricchimento. Oggi il margine operativo di una banca è il 90%, se anche arriva al 45% su quell'altro 45% di lordo vogliamo che paghino le tasse, però dobbiamo fare la riforma delle banche in funzione dei bilanci, ma la prima cosa da fare è fare la banca pubblica per quanto riguarda i debiti pubblici, perché basta avere un po' di collaterale, anche i crediti dello Stato che prima facciamo fallire Equitalia perché è buono e giusto, poi dopo quei crediti e mettiamo collaterale, ce lo facciamo garantire dall'agenzia di credito di rating che creiamo a San Marino, e andiamo da Draghi e ci facciamo dare 700 miliardi meno lo 0,25 a regole date, ovviamente è meglio per quello che abbiamo cercato di capire oggi uscire dall'euro. Quello che è il grande pericolo, sono d'accordo con Brancaccio, è il gattopardismo di quelli che c'è. Allora, rispondo alla questione della corruzione, perché c'entra col gattopardismo. Allora, il materiale umano che cambierà questo paese, abbatterà la corruzione e uscirà dall'euro in modo non gattopardesco, oppure sarà sconfitto, ma sarà un materiale umano alternativo, che potrà essere sconfitto o potrà vincere. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il vecchio materiale umano, che era connotato anche dalla corruzione e che nella fase della Prima Repubblica aveva creato un modello quasi insopportabile di corruzione, non so se mi spiego, scusate la bestemmia, e quello invece corrente assolutamente non lo è, dovrà essere sostituito da un materiale umano migliore e diverso, e quindi il problema della corruzione si risolverà così: o vinceremo e batteremo anche la corruzione contemporaneamente all'uscita dall'euro e un sistema di ripristino della sovranità monetaria e della democrazia, oppure saremo sconfitti e saranno secoli bui. Al volo per la risposta tecnica tua. Allora, per quanto riguarda il discorso di spread, bisogna fare una considerazione. Come ho detto io, l'euro non è una moneta, ma un accordo di cambi fissi. Perché se fosse effettivamente una moneta, quindi con un supporto anche di unione politica, unione fiscale, unione di tutto, unione pure non lo so di che cosa, gli spread non ci sarebbero. La cosa
che conforta quello che io dico, che la stessa Banca d'Italia ha ripetuto più volte che il corretto spread è 200. Ragazzi, ma allora ci state dicendo che non è una moneta unica, ce lo state dicendo. Fra l'altro vi do anche un piccolo sistemino molto empirico, visto e considerato che io appartengo insieme a Claudio Borghi alla categoria di quelli che hanno fatto esperienza sul campo per molto tempo e poi dopo si sono ritrovati anche così a fare docenti universitari, essendo stato il direttore generale della capogruppo finanziaria dell'ENI, che ricordo quando c'ero io era la più grande società finanziaria d'Europa, non d'Italia. E lo sai quanto sta oggi la lira? Beh, se lo spread è 2,20, 2,30, praticamente la lira sta da quel 989,999 che vi ricordo nei confronti del marco è il prezzo irrevocabile del 1 gennaio 1999, sta di fatto, i mercati lo dicono, è un cross, dicono che sta a 1220 lire, con il fatto che noi in questo momento ci ritroviamo ancora ancorati a 989,999 e non sfruttiamo la situazione perché tutte le tensioni si scaricano sui tassi, quindi ce la prendiamo due volte in quel posto, mentre invece la Germania, anche lei ha il vantaggio perché sta ancora a 989, perché altrimenti sarebbe almeno a 1220. Quindi doppia fregatura, non so se avete capito. Quindi è la dimostrazione palese allo spread che l'euro non è una valuta, ma un accordo di cambi fissi, per chi non l'avesse ancora capito. Punto e basta. Ci sarà... Volevo dire qualcosa? Il resto sono chiacchiere. Allora, velocissimamente, sulla Taylor Rule... Allora, io è complicata la questione, mi permetto soltanto di dirle che ci sono alcuni economisti che ritengono che la Taylor Rule sia proprio sbagliata nelle sue premesse teoriche, cioè non sia realmente applicata, e posso suggerirle, perché credo che questo sia anche un luogo di studio, oltre che di discussione, un articolo che ho pubblicato recentemente sul Cambridge Journal of Economics e anche versioni divulgative del medesimo, può trovarle sul mio sito. Quindi, per quanto riguarda cosa cambia la vita del cittadino, certo, allora per quel che può valere ovviamente un'analisi fatta su regressioni statistiche, quindi un'analisi del passato nel tentativo di fare un ragionamento sul futuro, ecco, possiamo dire che l'eventuale uscita dall'euro non significherebbe andare a fare la spesa con la carriola con i soldi, cosa di cui si è detto ma che è sbagliata. Significherebbe, stando ovviamente a questi dati che emergono, che per esempio se lei guadagna 1000 euro al mese, ecco, in media quello che è successo guardando la storia passata dei regimi di cambi fissi è che l'uscita implicava una riduzione salariale che portava i salari a 950 euro al mese. Questa è grosso modo, diciamo, la dimensione che possiamo individuare quantomeno riguardo al passato. Quello che è importante capire e che ovviamente di fronte a questa eventualità, per poter convincere chi guadagna appunto 1000 euro al mese o 800, 700, 600, che conviene uscire dall'euro, vanno protetti, vanno salvaguardati. Bisogna dirgli non ti preoccupare, si esce, si indicizzano i salari e quindi non ci saranno problemi. E questo io credo che può avere delle ripercussioni politiche nella battaglia politica del consenso molto molto grandi. Stress test, ma sugli stress test e sulla possibilità di considerare i titoli di Stato rischiosi, i titoli di Stato dei paesi periferici rischiosi, in realtà c'è già stata una battaglia in seno alle istituzioni europee. Per il momento ha vinto la linea, come dire, delle colombe, se possiamo definirle così. Ecco, io ho il sospetto che tra poco arrivano i falchi, sì. Grazie. Abbiamo concluso, abbiamo risposto a tutte le domande che siamo riusciti a raccogliere. Se volete potete continuare magari la conversazione. Grazie. Fuori da queste aule. Grazie.